Posto sia, è stupendo. Qui il Fimbul Winter non c'è. Il muro! È proprio Asgard! Aspettami! Arrivo! Oh, non mi sembri buono. Ehi, Odino, hai detto che ero il benvenuto ad Asgard. È stupendo qui. Del Fimbul Winter nemmeno l'ombra. Potevi almeno farmeli evitare! Pericolo, lo so! Chiaro? Ho notato! Schiaffa! Beh, credo sia la cosa più folle che abbia mai fatto. Ma se serve a cambiare il destino di mio padre... Uccello! Dove vai? Aspettami! Arrivo! Devo solo trovare un passaggio! Ok, ora da che parte? Che dirò, Audino? Ciao, voglio essere tuo apprendista, suppongo. Ma non significa che ora sono un tuo servitore. Non nel senso predetto da qualche profezia. Schiaffa! Forse dall'altra parte del muro è più sicuro. Un momento. Come supero il muro?
La storia di Mimir su Rimtur non menzionava nulla. Se il figlio del muratore ha inserito una falla, l'ha detto solo a Frey. Potevo chiederglielo. Ma aspetta, perché Frey era a casa? Si è trasferita da noi? No, calma, concentrati, Loki. Mio padre brucerebbe tutto con le sue lame. Ma io che posso fare? Auka! Ah, forse posso usare la magia di sigillo sul mio arco. Brock diceva... Se solo riuscissi a diffondere le fiamme fino a loro. Ecco fatto! Mi servirà un'angolazione migliore. Auka! Aspetta! Rumori di persone. Ti serve aiuto? Sembri un po' perso. Oh, sto cercando di orientarmi. Beh, non c'è niente da vedere qui, tranne un muro. C'è una porta dove entrare? No. A meno che tu non sia un dio Aesir, ma questo lo sapresti se lo fossi. Io? No. Io vengo da Midgard. Cosa? Ma dai! Pure io, sono Skjoldr. Loki. Aspetta. Voi venite tutti da Midgard? Sì. Il padre di tutti ci ha salvato dalla desolazione. Ci ha dato un posto dove vivere, ma noi lì non c'entriamo. Non si entra se non si conosce la magia. E tu non conosci la magia, vero? Un pochino, sì. Eh? Cavolo, attraverso i muri? Non ancora. Ah. Non potrei scalarlo e basta? Quello là, senza attrezzatura. No, non temi di morire. Beh, certo. Insomma, guarda quanto è alto. Ma Odino mi aspetta. Aspetta, conosci il padre di tutti? Io sono un suo apprendista. Oh, cavolo, cosa ti sta insegnando? Non lo so. Quanti allievi ci sono? Non lo so. Quanto ti trattieni? Non lo sai, ok. Adesso vado a scalare quel muro. Questa non me la perdo. Ti aiuto? Grazie mille, ma devo farlo da solo. Oh, non voglio mica scalare con te. Devo la mia vita a Odino, ma non gli devo la mia morte. Con questo non dico che cadrai,
Dimentica le mie parole. Quello era Ugin. Ti guida Ugin. Chi? Bene, Loki. Mi sembri un tipo in gamba. Spero proprio di non guardarti morire. Grazie. Anch'io. Non devi guardare giù, sai? Mi piace guardare in basso. Così vedi i miei progressi. Wow, già, grande. Questa te la rubo, sai? Cioè, ironiche come ultime parole, ma... Che hai detto? Niente. Ehi, vai alla grande. Puoi farcela, Loki! Grazie, Skjoldr. Spero di sì. Il tempio di Tyr. Oh, capisco perché non potevamo venirci. Ok, posso farcela. Va tutto bene. Continua così. E ora dove? Ehi, Ugin! Suppongo tu non sia il tipo che racconta storie per passatempo, vero? Già... Sapevo che l'avresti detto. Auga! Un aspetto, quassù! Giù quella catena. Chissà perché non riesco a sentire ciò che pensi. Odino sembrava riuscirci. Eri tu nella nostra capanna, no? Tu e tuo fratello, vero? Lo prendo per un sì. Respira e... Sì! Penso che il peggio sia passato. Forse no. Non è che mi fareste passare? No? Come volete. Schiaffa! Schiaffa! Già, su, ho capito. Ah!
Ok, sono collegato. Sì, ha senso, credo. Ora anche l'altro lato, però. Schiaffa! Può funzionare. Bene così. Fatto. No! Altri fuochi fatui. Schiaffa! Ehi, tu puoi volare. Io devo arrangiarmi. Non vedo altre scorciatoie. Devo scalare ancora per poco. O forse ancora per tanto. Ma sono a buon punto. Ehi, Ugin. Voglio raccontarti una storia. C'era una volta un gigante di nome Loki che pensava fosse una buona idea accettare l'invito ad Asgard da parte di Odino. Quindi Odino ha testato Loki. Voleva che scalasse da solo l'intero muro di Rimtur. Quindi, che fa... Ah! Quindi che fa Loki? Continua a scalare. Scala e scala ancora. Le sue braccia sono doloranti, le sue dita intorpidite, il suo respiro affannoso, ma Loki continua a salire. Un appiglio alla volta. Su e su, fino in cima. Posso solo salire. Ok, ok, avanti. Dai, devo tenere duro. Ah! Avanti! Ok, posso farcela, posso farcela, ci sono quasi. Salve. Ciao. Dunque, quale parte di questo enorme muro ti ha fatto pensare... Oh, i visitatori sono ben accetti. Sono stato convocato da Odino. Il padre di tutti ti ha convocato. Perfetto. Allora perché tu sei fuori e non qui dentro? Perché non glielo chiediamo? Ah! Oh! Hai finito? Ora, che cosa Odino, il padre di tutti, il re degli Aesir, potrebbe mai volere da un essere come te? È una cosa tra me e Odino. Tu non hai la minima idea, vero?
Credi di potermi tirar su o... No, non credo che lo farò. Penso che invece ti mollerò. No. Sì, ti mollerò. Addio. Aspetta. Pensa quanto si infurierà il padre di tutti sapendo che hai ucciso il suo ospite. Loki degli Jotnar. Gli Jotnar. I nemici del mio popolo. Io non sono tuo nemico. Sarò io a deciderlo. Di qua, Loki degli Jotnar. Aspetta, è il Gjallarhorn, ma tu sei Heimdall. Ovviamente. Sentiti libero di goderti lo splendore di Asgard. È cosa rara per i forestieri. Soprattutto se giganti. Già, perché non trafugare subito qualcosa? Farai una gran figura con i padroni di casa. Ah, sbrigati a fare le tue domande. Come sai che ho delle domande? È il mio lavoro. Su, chiedi. Che lavoro fai? Proteggo il regno che amo dai guai. E credi che io li porti? Mi conosci appena. E vedo che sei bramoso di farti valere. Anche troppo. Forse a causa di una figura paterna ingombrante di cui non sarai mai all'altezza. Ci hai preso. E vedo anche che sei... irrispettoso, supponente e impulsivo. Tu non mi conosci. Io aiuto le persone. Oh, sei qui per aiutare le persone. No. Tu sei qui per aiutare te stesso. Per manipolare e mentire a chiunque sia necessario per ottenere ciò che vuoi. Sei giovane, forse prima della scalata avevi ancora la voce da bimbo, ma hai un'anima contorta. Sei il caos in tenuta da arciere. Guardo la tua bocca muoversi e vedo le città bruciare. Nulla di buono verrà dalla tua presenza ad Asgard. Detto ciò, se sei qui per aiutare il padre di tutti senza intenti malefici, possiamo considerarci alleati. Gultop! Come sta il mio tesoro? Come sta il mio tesoro? Wow! Sorprendente quasi quanto Baldur che doma un drago. A Baldur non importava nulla delle questioni. Io preferisco la supremazia mentale. Dominio onesto e leale. Wow! Sono tutti dei Aesir. Cosa? Pensi che tutti gli Aesir siano dei? Skjoldr ha detto che solo... Oh, beh, se te l'ha detto Skjoldr. Chiunque esso sia, deve essere un esperto in materia di dei Aesir. Altro che il dio Aesir con cui stai parlando. Non sai molto sulla nostra cultura, vero? So tante cose. So che quel muro l'ha fatto un gigante. Un gigante? Il muro che tiene fuori i giganti. Rimtur. Figlio di Tamur. So tutta la storia. Davvero? Voglio proprio essere deliziato con la versione revisionista della storia architettonica di Asgard. Quello è il palazzo di Odino. Palazzo? Credi che il padre di tutti necessiti di esibirsi come un capo tribù mortale? Credo di no. Quella è la grande dimora che il padre di tutti ha costruito con le proprie mani. Spiacente di deluderti. Vedi, il vero potere non si esibisce. Emerge al momento giusto. Non sei d'accordo? Ah! Ehi! Wow!
un fantoccio da colpire. Pensavo andassimo da Odino. Vedi? Il fatto è che hai intenti pericolosi. Non ti lascerò nemmeno avvicinare al padre. Ah! È quella la tua mossa speciale. Esatto. Mostrami tutti i tuoi stupidi trucchetti. Mozza. Con quelle mosse è incredibile che gli occhi non abbiano perso qualsiasi qualità. Beh, è stata una noia. Ora tocca a me. Vuoi far attendere il padre di tutti? È buffo, ma credo proprio di... Sì, ne sono sicuro a dirla. Ma come va? Non così! Davvero, tutto qui! Come sei sopravvissuto così a lungo? Non mi impedirai di vedere Odino! Lo vedrai da dentro la tua tomba. Cosa? Ma non ha alcun senso! Oh no! Frecce! Che paura! Tutto qui? Non hai altro da mostrarmi, Jotun? Wow! Devo proprio dirtelo, Loki. Sono profondamente deluso da te. Non vale la pena che ti alzi da terra. Fantastico. Falla finita. Che ti piaccia o no, è ospite del padre di tutti. Io sento uno strano odorino. Fai un altro passo e vedrai che te ne pentirai. Davvero? E in che modo pensi di fermarmi? Guardami bene negli occhi. E dillo tu a me. Tu sei fuori di testa. Loki! Ce l'hai fatta. Ne sono molto onorato. Vedo che hai incontrato Heimdall. Lui legge la mente delle persone. Il ragazzo è falso, padre di tutti. Questo giovane, che è mio ospite, è coperto di fango. Mi spieghi perché? Ha intenzione di tradirti. È la verità, Loki? Tu mi vuoi tradire? Sto solo scherzando, è ovvio che voglia tradirmi, ehi. Heimdall, perché sarebbe qui altrimenti? Lui non ha motivo di fidarsi di me, non ancora. Ma ha da fare domande importanti. E io ho parecchie risposte da dare. Che ci fai qui? Puoi andare, vai. Volentieri. E tu va a darti una ripulita. Ma padre di tutti. Oh no. Tjahvat, Heimdall, perché non ti rilassi? Avevi intenzione di uccidermi immediatamente? Visto? Che c'è? Ancora non ti fidi? Vattene via! È molesto, lo so. È perspicace, ma a volte dimentica di pensare, capisci? Io devo andare adesso. Quindi tuo padre come ha reagito alla notizia che hai accettato il mio invito? Io non credo che dovremmo parlare di mio padre. L'ha presa bene, eh? D'altronde, tra la mia ex moglie e il mio ex collaboratore scontento, non ha certo una visione imparziale. Ma tu sei curioso, di mentalità aperta. È importante.